risparmiare, il comune spegne l'illuminazione pubblica, i bassanesi preoccupati, così si aiuta la criminalità. A San Bassiano la neuropsichiatria infantile perde il primario, ma sarà garantito il servizio. A Rete Veneta Zai annuncia nuove iniziative per il Tribunale, bacchetta ai parlamentari, si diano da fare. I messaggi dei nostri telespettatori sul lamento vertiginoso della TARES a Bassano e non mancano le proposte. Inchiesta, appalti truccati, si rischiano licenziamenti delle aziende dei titolari indagati. Il parere dell'esperto sull'abbattimento del verde pubblico a Bassano, quelle piante si potevano salvare. Torna a Marostica il prossimo fine settimana l'antica fiera di San Simeone, domenica i mestieri in piazza. Buonasera telespettatori, ben ritrovati con informazioni di Bassano TG. Iniziamo insieme in telegiornale parlando di tematiche cittadine. Sta facendo discutere la decisione dell'amministrazione comunale di spegnere i lampioni in orario notturno per risparmiare. Ma per i bassanesi ci sono ben altri modi per risparmiare. Il servizio. Altro che provvedimento spegni luci, come già lo chiama qualcuno, Bassano finisce letteralmente al buio, con le conseguenze che ben si possono immaginare, a cominciare dall'intensificarsi negli ultimi tempi di episodi criminosi. Ne sono convinti i bassanesi, che pare non approvino per nulla le mosse della giunta Cimatti, mirati, a dire dall'amministrazione, a un risparmio energetico ma soprattutto monetario. Sicuramente non è carino, non è piacevole non avere le luci di notte. Se alla fine è al buio può diventare un po' pericolosetto, no? Secondo lei può incrementare e incentivare fenomeni criminosi questo, il fatto appunto di spegnere tutte le luci? Penso di sì. Potrebbe, come no. Secondo lei questo può incentivare la criminalità? Sì, secondo me sì. Gente contraria dunque allo spegnimento della città in orario notturno e i bassanesi non sono per nulla convinti che questo aiuti a risparmiare denaro pubblico a fronte del difficile periodo economico che sta attraversando anche il comune. È un incentivo anche quello, insomma, penso che minimo almeno forse sarebbe il caso di mantenerlo. Non è lì dove devono andare a risparmiare, ci sono ben altri settori dove sarebbe il caso di risparmiare. Ci sono tanti altri metodi per diminuire i consumi, ci sono tanti sprechi che dovrebbero essere ben tagliati. Già, ci sono tanti altri modi per risparmiare e soprattutto bisognerebbe pensare a spendere con raziocinio il denaro delle casse comunali, anche quello che entra da sovvenzioni private. La mente infatti corre alle spese sostenute in particolar modo per una delle 130 rassegne allestite in città in occasione di Bassano Fotografia, quella gestita dal Museo Civico. La mostra fotografica organizzata da Pro Bassano sarebbe costata una cosa come 30.000 euro la Pro Loco cittadina, che ha interamente sborsato i soldi di tasca propria. Per una l'esposizione allestita invece in museo, il comune avrebbe pagato più di 40.000 euro, usando il denaro finanziato da una nota azienda del settore e da una fondazione bancaria. È vero che il comune non ha usato fondi pubblici, ma forse proprio quei soldi donati potevano essere usati più che per una bella mostra per venire incontro alle necessità dei cittadini, che devono accontentarsi di restare al buio. Successo di ascolti per la puntata di Focus di ieri sera andata in onda su Rete Veneta, una puntata che ha visto anche un lungo faccia a faccia tra il direttore Luigi Bacialli e il governatore del Veneto Luca Zaia. Nel corso dell'intervista Zaia ha parlato anche del Tribunale di Bassano, annunciando che la battaglia continua. Certo che quando si parla di magistratura non si può dimenticare quella immonda vergogna alla quale stiamo assistendo, che è il Tribunale di Bassano. La chiusura del Tribunale di Bassano, io ho incontrato, lo dico anche questa mattina, l'avvocato Savio e quindi l'avvocatura bassanese, e i dati sono imbarazzanti, cioè la verità è che si chiudono tribunali per ingolfare tribunali già ingolfati, cioè non è che abbiamo tribunali che lavoravano poco e quindi con un incremento di oltre il 100% del lavoro su tribunali già ingolfati, cioè andiamo alla paralisi. Quindi noi siamo lì a rivendicare l'ottavo Tribunale del Veneto, non il tribunalino da chiudere, l'ottavo Tribunale del Veneto che è Bassano, e questa battaglia la continueremo, torneremo in piazza, torneremo sul ponte, perché questo è quello che vogliamo fare. C'è da fidarsi, secondo lei, delle parole del Ministro Cancellieri, che ha detto vabbè, dopo questi due anni di limbo può darsi che possa essere riaperto? Il Ministro si è impegnato, ne prendiamo atto. Però intanto si sta svuotando il Tribunale, cioè noi ci inquieta un po' questa storia. Tribunale nuovo, costa 12 milioni di euro, ancora da inaugurare, e noi lo vorremmo inaugurare
con questa bella notizia che resta lì e resta il nostro ottavo tribunale. Dall'altro c'è da dire che il Parlamento non si può chiamare fuori da questa partita, perché basta una decisione del Parlamento per risolvere questo. Lo dico ai tanti parlamentari che fanno dichiarazioni di grande respiro, di convergenze parallele, di tutte queste storie, che basta andare lì, trovare una maggioranza, visto che c'è, e dire questo è il dato, noi vogliamo salvare gli 8 tribunali. Riorganizzazione ospedaliera, nessuno toccherà la neuropsichiatria infantile a Bassano, lo garantisce il direttore generale Antonio Compostella. A me dispiace che siano state messe in circolazione delle informazioni che reputo, scusate l'affermazione, immorali. Immorali perché creano preoccupazioni nelle famiglie che hanno problemi. Fermo nelle sue dichiarazioni, il direttore generale dell'ULSS 3, Antonio Compostella, smentisce categoricamente le voci, diffuse anche su stampa locale negli ultimi giorni, secondo cui la riorganizzazione ospedaliera regionale avrebbe cancellato la neuropsichiatria infantile da Bassano, niente di più falso. Non si chiamerà più unità complessa di neuropsichiatria, ma sarà una struttura semplice di neuropsichiatria infantile. Lo stesso personale che c'è oggi, 21 persone, tre medici, fisioterapisti, logopedisti, psicologi e quant'altro, rimarranno anche domani. Le stesse cose che si fanno oggi continueranno ad essere fatte domani. Tutti coloro che si sono infatti affidati alle cure della neuropsichiatria infantile, uno dei reparti d'eccellenza dell'ULSS 3, potranno continuare a essere seguiti dai professionisti della struttura. Unica differenza, non ci sarà più un primario, il dottor Pier Giorgio Miotello, che resterà comunque a dirigere il reparto. Le famiglie con figli affetti da determinate patologie possono stare tranquille ed è sempre il direttore generale che condanna una strumentalizzazione e una falsa divulgazione di notizie da parte di singoli. Le problematiche dei singoli professionisti non devono minimamente incidere con quelle che sono le risposte che l'azienda deve dare al bisogno di salute, ovvero ai problemi dei cittadini. La stangata Tares a Bassano non ha fatto infuriare solamente i commercianti. Abbiamo scelto alcuni dei tanti messaggi che in questi giorni sono arrivati da voi telespettatori e non mancano le proposte su come il comune potrebbe aumentare le entrate. Fra un po' tasseranno anche il pedaggio sul Ponte degli Alpini. E perché no? In fondo il passaggio di determinati valichi prevede il pagamento di un contributo. Non solo i valichi montani, ma anche i ponti. E non occorre neanche andare troppo lontano. Tra Eraclea e Cortellazzo, per esempio, ce n'è uno. Si chiama Ponte delle Barche. Ora, dal Ponte degli Alpini la vista è suggestiva ed è giusto che i bassanesi contribuiscano al mantenimento di uno dei simboli della città. Ma niente paura, la proposta, ironica, chiariamolo subito, è in uno dei tanti sms arrivati a Rete Veneta per la rubrica Linea Aperta, questa settimana dedicata agli aumenti della Tares a Bassano. Chi ha posto la questione con più forza in città sono stati i commercianti, e ora un nostro telespettatore si chiede se è veramente stato un errore, come ieri ha commentato dai nostri microfoni la segretaria della CGIL Fabiola Carletto, o una leggerezza dei tecnici bassanesi, un aumento della Tares così sostenuto. Il malcontento e la delusione dei telespettatori sono evidenti e si allargano ad un discorso che comprende anche i pochi euro in più che arriveranno in busta paga, il mancato abbattimento del cuneo fiscale, le nuove tasse. Tornando alla Tares a Bassano, in quello che il presidente della regione Zaia ha metaforicamente definito una tassazione da guerra civile, ci si chiede anche come farà a ripartire l'economia cittadina se gli imprenditori e i commercianti vengono soffocati dalle tasse in questo modo. Perché, come scrive un altro telespettatore, che sia lo Stato il comune a tassare poco importa, sempre tasse restano e alla fine chi apre il portafoglio siamo sempre noi. E anche il nostro TG Linea Aperta di questa settimana si occupa proprio di questo argomento. Stangata Tares, commercianti e cittadini bassanesi dichiarano guerra al comune. Fateci sapere la vostra opinione o raccontateci la vostra esperienza inviando un sms, un fax o una mail ai numeri che vedete in sovraimpressione. Dopo un mese di tagli degli alberi, Bassano si ritrova con i suoi viali più spogli e una domanda: tutti questi tagli erano necessari? Lo abbiamo chiesto ad un esperto. I viali di Bassano non saranno più un viale in cui potrai passare e riposarti all'ombra, ma sarà un viale curato e bisognerebbe guardare un po' avanti col tempo. Quello che penso io è che prima di procedere a un abbattimento così forte delle piante andrebbe valutato se potrebbe bastare un diradamento, in maniera che consentire comunque l'ombra
al passaggio e un progressivo sostituzione delle piante. Terminati per ora gli abbattimenti degli alberi, Bassano guarda ai suoi viali più spogli, nei quali le nuove piantumazioni, dove avvenute, avranno bisogno di chissà quanto tempo prima di restituire lo stesso effetto di prima. La domanda che si pongono in tanti è ora se tutti questi abbattimenti, viale Vicenza, via Pecori Giraldi, via Cereria, viale Venezia, il pino del parco davanti alla scuola Mazzini, fossero necessari o se le piante potevano essere salvate. Oltre allo sfoltimento si sarebbe potuto intervenire anche con iniezioni di calcestruzzo, una tecnica utilizzata con successo da tempo. Questa qui è una cura per cui alle piante, per mantenere soprattutto la stabilità delle piante, per cui viene fatto nei casi in cui si vuole salvare la pianta di pregio e dargli la stabilità alla pianta, che la perde magari per una marcescenza o per una malattia nella pianta. Le piante sono malate, è stato detto, ma è possibile che si siano ammalate tutte assieme? Che ci sia magari una trascuratezza in certe zone di Bassano delle piante e che non vengono curate, poi bisogna capire se c'era per la mancanza di fondi eccetera, però non ci sono malattie particolarmente visive. Non ci sono epidemie in corso? Non ci sono epidemie in corso. La grande macchina della solidarietà non si ferma, sempre più numerosi quelli che vengono a chiedere aiuto, ma anche chi dona e chi mette a disposizione il proprio tempo. Questa settimana, come vedete, sono arrivati i salami, sono arrivati i formaggi e poi la zucca sottovuoto, addirittura le mele ancora, i melograni, gli aranci, i mandaranci, le patate, ancora zucche. Veramente grazie di cuore a tutte le persone che continuano a portarci questi meravigliosi prodotti che sono indispensabili per noi e anche e soprattutto per i bambini. Grazie, perché queste cose servono soprattutto ai bambini. Di prima mattina al banco alimentare già pronte le borse della spesa da consegnare ai tanti che per l'intera giornata arriveranno a Sant'Artemio. Nei sacchetti i cibi a lunga conservazione, ma anche frutta e verdure fresche, prodotti di stagione che chi può dona con gioia. Ogni mercoledì sono decine le nuove famiglie che si registrano. E l'altra volta erano venute quasi in 20. C'è sempre un sacco di gente nuova. L'impegno di Rete Veneta, ma anche il passaparola tra le famiglie, siano italiane o straniere, fa sì che di settimana in settimana si moltiplichino le persone che prendono coraggio e vengono a chiedere un aiuto, così come le donazioni, lo stesso meccanismo che coinvolge anche i volontari sempre più numerosi. Avrei altre persone che sono disposte a venire, perché io già vado con la Caritas, e queste persone sono disposte a venire anche qua. Una macchina della solidarietà che non si ferma, quella di Rete Veneta e dell'Ollus Aiutateci, grazie al grande cuore dei veneti. E torna questo fine settimana l'appuntamento con l'antica fiera di San Simeone, per la città di Marostica un appuntamento storico. L'antica fiera di San Simeone è la fiera di Marostica, è la festa più importante. Tradizione e territorio sono le parole chiave. Una fiera che rappresenta per i marosticensi un'occasione di aggregazione importante da tempo immemorabile e più in generale riveste per l'intera città un appuntamento culturale ed economico assieme. L'antica fiera di San Simeone arriva sabato e domenica con due prologhi martedì 29 e giovedì 31. A Marostica, dove è attesa una partecipazione di visitatori provenienti dall'intera regione, saranno presenti tutte le associazioni di categoria. Porteranno i prodotti del nostro territorio, da quelli che vengono coltivati a quelli che vengono lavorati poi dalla ristorazione. Avremo la presentazione di Oca e Marzemino, che è una rassegna importantissima che fanno i nostri ristoratori marosticensi. E avremo tutti gli artigiani locali che presenteranno le loro eccellenze. Rispetto alle passate edizioni, quest'anno ci sarà una novità all'insegna della tradizione. Siamo ad ospitare, dopo 20 anni, le Arti per Via, che sono un gruppo folcloristico del nostro territorio bassanese, che viene a riportare in auge quelle che sono le antiche arti, gli antichi mestieri dei quali il nostro territorio era ricco fino a 30, 40, 50 anni fa. È un museo all'aperto che verrà riproposto nella giornata di domenica pomeriggio. Nuovi sviluppi per quanto riguarda l'inchiesta Pantano a Curtarolo. Dopo l'arresto dell'imprenditore edile coinvolto nella vicenda, cresce la preoccupazione.
Il fango, o meglio il pantano, come l'hanno chiamato gli investigatori, è difficile da lavare via, e così la vicenda che ha portato all'arresto di 8 persone, che ha coinvolto anche l'Alta Padovana, sembra non avere più fine. Dagli appalti pilotati in cambio di regali alla concessione di alloggi Atera, Canone, Calmi e Rato. A Curtarolo c'è preoccupazione per l'arresto dell'imprenditore edile che avrebbe ricevuto favori dall'ex direttore dell'Ater di Padova e Venezia. Secondo gli investigatori, alcuni alloggi venivano dati attraverso canali preferenziali a canoni ribassati. Si tratta di appartamenti che l'ente mette sul mercato libero, niente a che vedere con le classiche case popolari in centro o a Città Giardino. I fortunati pagavano 400 euro per 90 metri quadri a pochi metri da Prato della Valle. Le indagini continuano. Per il sindaco di Curtarolo l'inchiesta potrebbe avere indirettamente ripercussioni sul fronte occupazionale. I dipendenti della ditta, il cui titolare è coinvolto nel raggiro, sono a rischio. È questo aspetto importante di questa gente che lavora, fortunatamente magari per loro riuscirono ancora ad avere un posto di lavoro viste le situazioni di crisi attuali, e questo ovviamente comporterebbe anche come riflesso dal punto di vista della vita sociale del comune grossi problemi. Se l'è vista davvero brutta un operaio di 36 anni di Vigo d'Arcele che oggi è rimasto folgorato mentre lavorava sul tetto di un'azienda a Crespano del Grappa. L'uomo ha riportato ustioni del terzo grado alle mani e ai piedi e si trova ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto. Stava usando un manufatto metallico sul tetto della Morex di via Solana, dove passano cavi d'alta tensione, quando si è creato un campo voltaico che l'ha coinvolto. Soccorso dai sanitari del SUEM di Crespano, ne avrà per una ventina di giorni. Ed è iniziata la 15ª stagione concertistica dei Virtuosi Italiani, una delle formazioni più attive e qualificate del panorama artistico nazionale ed internazionale, nota per l'innovazione delle idee musicali proposte. Fino al 6 aprile 2014 sono previsti 14 appuntamenti la domenica mattina alla Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona, con un ciclo di concerti dedicati alla grande tradizione musicale italiana. E continua la settimana di Focus con i temi di grande attualità visti dal Veneto e dai veneti. In studio con il direttore Luigi Bacialli, Remo Sernagiotto, Leonardo Muraro, Alessio Morosina, Gianluca Schiavon, Angelo Squizzato, Loris Gallina, Luciano Gavin. Come al solito attendiamo numerosi i vostri sms durante la diretta. E il nostro telegiornale quindi termina qui. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona continuazione di serata su Rete Veneta. Arrivederci!